Benvenuta. Grazie. Le posso offrire un calice di bollicine? Volentieri, iniziamo già con le bollicine, sperando esatto. l'altro. Sono single da 2 anni e mezzo più o meno, insomma, proprio adesso i mesi perfetti non me li ricordo perché da un po' uno perde il tempo. Vedo che ho un vestito originale sicuramente, molto allora, bello. Ci tengo tantissimo a questo vestito perché era di mia madre che purtroppo non c'è più da agosto e l'ha messo al primo appuntamento con mio padre quando aveva 20 anni. È andato bene a mamma e papà. Magari andrà bene anche a lei. Andrà bene anche a me. Me lo auguro. L'ultima storia che ho avuto è durata 2 anni e qualche cosa ed è terminata perché volevamo poi alla fine 2 stili di vita diversi. Quindi dopo 3 anni ho detto che mettiamoci in gioco. Ti è venuta nel posto giusto, sì. Possiamo dire? Diciamo di sì. Mi piacerebbe una persona appunto che ami l'arte come me, che sia creativo. Spero quindi di trovare una persona che possa piacergli la moda in generale, ma che, certo. che tiene a essere vestito carino. Amo l'uomo mediterraneo, moro, occhi scuri, capelli indifferenti sinceramente. Le faccio il mio in bocca al lupo. Grazie. Prego. Il mio ideale di donna è sicuramente con la frangetta, capelli scuri, formosa al punto giusto. Benvenuto. Buongiorno. Salve. Salve, io sono Alessandro. Io sono Vaglia. Marinaio. Eh sì. Sicuramente deve essere appassionata almeno di... C'è una persona che la sta aspettando il bar, grazie. Quindi Vaglia mi seguo. Grazie. La parola vintage la odio. Troppo generica. Ciao, piacere. Ciao, sono Vaglia. Viola, piacere. Come va? Tutto quanto male. Normalmente quando vedo una donna, una persona che mi piace, non mi viene, non so che dire. Che mi racconti di te? Niente, sono salito su questa nave per conoscere te, alla fine. La prima cosa che comunque mi soffermo a guardare in un uomo sono... Il sorriso e gli occhi devono brillare anche se non sorride. Che lavoro fai? Allora, io sono una stilista di moda. Sì. Praticamente riproduco vestiti vintage. Quindi abbiamo questa cosa del vintage in comune. Anche tu? Sì. Cioè, che hai raccontato, bellissimo. Tutta la mia vita. Infatti fammi vedere. Tutta la mia vita. Ben trovato. Ciao. Buongiorno. Gradisci un calice di bollicine? Grazie, grazie caro. Spero che mi renda curiosa. Che mi faccia scattare quella molla di domandarmi chi ho di fronte. Allora. Cheers. Spero questo. Sì, lo spero. Eccomi. Chiedo scusa per vi ho interrotto in un momento bello. Mi faccio accomodare al tavolo. Sì. Vali e Fabiola sono entrambi amanti di uno stile d'altri tempi. Che cappello avevi prima quando sei entrato? Da marinaio. Da marinaio? Io mi sono sempre a tema. Ah. Mi piacerebbe una persona che, nonostante che sia maturo, abbia ancora voglia di sperimentare. Io sono sempre stato un po' alternativo, diciamo. Sono sempre stato di nicchia, anche da quando avevo 14 anni. Uh-huh. Io non mi sono mai vestito in maniera normale, tra virgolette. Okay. Mi ricordo, all'epoca c'erano i dark, non so se giustamente io. Anche Ron. Ah, io ero dark. Io ero dark. Pazzesco. Sembra strano, ma sono molto timida, divento molto insicura quando vengo messa di fronte a un'altra persona. Ho paura del giudizio. Con i capelli, i trucchi, cioè eravamo pazzeschi. Oddio, ci vado a fare una foto mia, quando ero dark, ho avuto anche il coraggio di pubblicarla. Bellissima. Cioè io amavo quello, stavo 3 ore a codonarmi. Brava, esatto. Quando mi piace una donna cerco di essere... simpatico? Sono fiero, perché sono anche passati 35 anni. Ma te eravamo favolosi, quindi... Mamma mia! E cerco di essere... spero di essere attraente in qualche modo. Io faccio parte di una sottocultura, mods. È una sottocultura che nasce alla fine degli anni 50, primi anni 60, che si contrapponeva appunto ai Teddy Boys, che erano i rockers. Se vedo che a me piace, naturalmente non mi esporrei mai in maniera molto diretta e sfacciata. Perdonatemi. Sì. Grazie. Grazie.
facciamoci corteggiare. Poi per una gamma retro e il vintage non posso essere diversa. Il tuo taglio è mod? Sì. Il caschetto. Diciamo, quasi tutte le mie ex ragazze avevano i capelli così. Davvero? Più o meno lunghi, sì, ma tutte con la frangetta. Tutte.